A Roma ci sono ancora 40 km di binari di tram e ci sono ancora 6 linee di tram. L'ultima linea inaugurata nel 1998 è la linea 8. Il senatore Walter Torci, allora assessore ai trasporti, è il padre di questa linea. Al senatore Walter Torci vorrei chiedere se il tram è ancora il futuro del trasporto pubblico a Roma. È il futuro del trasporto pubblico in tutta Europa. Negli ultimi 20 anni c'è stata una rinascita del tram e noi abbiamo all'inizio degli anni 90 copiato quello che si stava facendo in Europa e quindi abbiamo pensato di riportare il tram nel centro storico, perché fino agli anni 20 nel nostro centro storico c'era una rete tranviaria di livello europeo. Poi il Duce fece un grande discorso in Campidoglio dicendo che bisogna eliminare la contaminazione tranviaria e smantellò tutto. Poi arrivarono le automobili. Ma a fine secolo, appunto, abbiamo capito, insomma, seguendo l'esempio europeo, che invece il tram è un mezzo di trasporto che si accompagna con i pedoni. Ecco, mentre l'autobus si accompagna con le automobili, il tram si accompagna con i pedoni. Il centro storico di Roma va pedonalizzato, va restituito alla vita della città. Noi, infatti, quando facemmo il piano dei trasporti, pensammo a una metropolitana che passava nel centro, la linea C, che adesso faticosamente si sta portando avanti, e poi in superficie il tram che doveva servire un po' a distribuire i flussi, insomma, no? E almeno nei grandi assi ottocenteschi come questo, poi nei vicoli più interni con gli autobus elettrici. Quindi bisogna pensare a una specie di sinfonia in cui si suonano vari strumenti per cercare di creare appunto una città moderna, una città in cui il pedone abbia a disposizione dei mezzi di trasporto efficienti. Comunque dobbiamo riconoscere che il tram sicuramente è uno degli strumenti per far tornare Roma una città a misura d'uomo. Il tram evoca suggestioni letterarie su e giù per le colline di San Francisco, sulle tracce della Beat Generation o nella Lisbona di Fernando Pessoa. A Roma, più prosaicamente, si rammentano i vecchi tram delle circolari esterne, nostalgia, forse eccessiva, di un sistema di trasporto pubblico che ricordiamo come funzionante prima che la motorizzazione di massa intasasse le strade capitoline. Oggi, delle 6 linee tranviarie rimaste, l'8 è la più suggestiva. Dalla circonvallazione gianicolense a Piazza Venezia, con veloci e silenziose motrici moderne, quasi una metropolitana a cielo aperto, ultimo progetto realizzato di una struttura di trasporto pubblico su ferro, in attesa della linea C. Don Rosario Pavia, che è l'ideatore del percorso nell'ambito di Open House, del percorso sulla linea 8, parliamo un po' del tram e delle architetture novecentesche che questo tram incontra durante il suo percorso. Ma intanto io partirei da questa riflessione. Noi partiamo da Piazza Argentina. E Piazza Argentina è il risultato di un grande programma di demolizione. Per cui la Roma moderna nasce con programmi di demolizione e grandi programmi di riqualificazione, di nuova organizzazione della città. Naturalmente la mobilità e il tram è un fattore importante e questo tram ripercorre, come dire, il percorso realizzato attraverso le demolizioni. Quindi la modernità di Roma e la modernità del tram. L'8 segue un percorso che disvela, con una linea temporale precisa, uno spaccato inedito di spazi urbani e architetture. Da Palazzo Venezia al Teatro Argentina, dal Ministero di Grazia e Giustizia di Via Renula all'imponente Ministero dell'Istruzione di Viale Trastevere, fino al capolinea al Casaletto. Nel tempo efficiente di percorrenza scorrono dai finestrini tanti edifici che sono archivio storico dell'architettura romana, dall'eclettismo tardo ottocentesco al melting pot stilistico delle palazzine residenziali di Monteverde Nuovo. Viale Trastevere un tempo si chiamava Via del Re, quindi siamo, come dire, nel Regno d'Italia. Nel primo Novecento. Nel primo Novecento, Viale Trastevere è un asse, come dire, moderno, così come ritroviamo tutte le grandi capitali d'Europa. Tra poco arriveremo al Ministero della Pubblica Istruzione di Bazzani. Di Bazzani, Cesare Bazzani, che qui, voglio dire, utilizza
tutto il suo repertorio retorico monumentale, mentre Cesare Bazzani è anche capace di fare edifici razionalisti. Quindi, voglio dire, sono grandi professionisti. Quindi il tram attraversa una parte importante di città e noi possiamo parlarne proprio perché procediamo lentamente. E nello stesso tempo questo è un tram veloce da un punto di vista degli spostamenti, perché gli abitanti di Casaletto in 20 minuti stanno nel centro di Roma. Anche questo è molto importante, questo è un mezzo da recuperare. Ora, rispetto al passato, le linee tranviarie sono diminuite di molto. Questo è l'unico esempio di un tram moderno. Qui siamo passati davanti alla stazione Trastevere, che fu inaugurata, mi pare, nel 1911-13. L'architetto si chiamava Paolo Bo. Paolo Bo. Paolo Bo. È, come dire, una stazione minore, però nello stesso tempo strategica dal punto di vista delle comunicazioni, perché qui passano i treni per Viterbo e per Civitavecchia. Insomma, siamo arrivati al capolinea. Siamo arrivati al capolinea e adesso ci affacciamo. E ci affacciamo sulla Valle dei Casali. Luca Zevi, presidente dell'INARC, grazie all'INARC che ha ripreso questo suo ruolo che aveva con il padre di Luca, Bruno, ruolo fondamentale per la cultura architettonica e urbanistica di questa città, una città malata di provincialismo. Adesso, attraverso queste manifestazioni cerchiamo di scoprire una vocazione dell'architettura e dell'urbanistica come motore di uno sviluppo di questa città. Luca. Proprio così. Roma viene considerata quasi esclusivamente per lo straordinario patrimonio storico che ha. Però è anche una città che andare a cercare, come stiamo facendo oggi per esempio con la linea 8, scopri che anche in epoca moderna ci sono state tutta una serie di operazioni e anche di invenzioni molto importanti che normalmente non vengono valorizzate. Allora, per noi valorizzare queste operazioni significa anche spingere a che cosa? A far sì che queste iniziative singole diventino sistema. Se riusciamo a farle diventare sistema, Roma può diventare una città moderna che ha certamente questo straordinario patrimonio del passato, ma non per questo non vive anche nel presente. Il tram 8 allude ad un modello di trasporto su ferro di tipo nord-europeo, con un occhio attento alla sostenibilità ambientale degli spostamenti e ad un progetto di riqualificazione della città, ancora decisamente incompiuti.